Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi proviamo un nuovo gioco, Last Train Home, fresco fresco di uscita. Si tratta di uno strategico in tempo reale, ambientato in Russia, dopo la guerra civile russa, poco dopo la prima guerra mondiale, in cui seguiamo le vicende di un gruppo di soldati cecoslovacchi che sono bloccati in Russia e devono fare ritorno nella loro patria. Attraverso la tratta transiberiana. Il gioco è disponibile solamente su PC e purtroppo è solamente in inglese. Sta diventando un po' una costante, io non dico per quanto riguarda il doppiaggio, ma almeno i testi, ragazzi. Ma quanto costerà mai tradurre i testi in italiano adesso anche con l'intelligenza artificiale a disposizione? Va bene. C'è la possibilità. Allora, siamo innanzitutto con preset massimo su PC e c'è la possibilità di scegliere diverse difficoltà, tra cui Commander è quella che è quella per cui è pensato il gioco. Infatti, noi dovremo sia gestire il treno su cui viaggiamo che le truppe, quindi anche durante i combattimenti, no? E se scegliamo per esempio Quartermaster, diamo meno importanza ai combattimenti e più alla gestione del treno. Tactician invece al contrario, e Road Trip immagino sia la cosa più semplice per godersi il viaggio. Quindi noi lasciamo Commander, che è quella per cui è stata pensata l'esperienza dagli sviluppatori. E io qua lascerei tutto stock, tutto default, non toccherei niente. Vediamo, dai. Během velké války, které se později začalo říkat První světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska Tra l'altro ho výměnou za messo podporu l'audio, nezávislé Československé republiky. l'impostazione tipo Válka si realistica, však vyžádala immersiva, nesmírné ztráty na che životech praticamente fa a usare hospodářský kolaps v la Rusku, lingua což giusta zažehlo per revoluci, coloro che která parlano. sesadila cara a přerostla v Quindi, krvavou in base občanskou alla válku. provenienza. Bolševici založili rudou armádu, aby upevnili moc Forse a non è vládu nad proprio il jedním massimo, zemním Ruskem, considerando che abbiamo i zatímco sottotitoli bílá in inglese e armáda vznikla poi il proto, aby parlato se è Rudin o postavila. russo o cecoslovacco. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Forse rimetteremo Ozbrojená jednotka v inglese cizí zemi, per bez rendere il jasné tutto un po' più příslušnosti k semplice rudým či bílým. come comprensione. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránili. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home. Fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Un'opera di finzione Československé ispirata agli legie scritti di membri della legione cecoslovacca. Příběh začíná u ambiciozního Ok, kapitána pod quindi comunque vedením il periodo majora storico è Gazdíka, který accurato. vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Però chiaramente i personaggi magari non sono romanzati, hanno nomi diversi, eccetera. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym mlynárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Ok, quindi dobbiamo andare dal pugnaio, penso sia, per scambiare materie prime, perché siamo un po' a Postaram se o to. corto. Quindi allora, Sem připravena. abbiamo una squadra composta da quattro uomini, Dobře, du tam. quattro classi diverse, abbiamo lo Sicim scout, dim. il To nie rifleman, je dobré. il machine Rychle. gunner e il Ano, medico. Mlyny sú zničené. Naštěstí to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by Ci sa sono mohol le zraniť. coperture. Unáhlejte sa a pozbierajte Tra veci a l'altro zo zásobami leggere, potravín skôr, medie než tiež e zhoria. pesanti. Allora, dobbiamo ritrovare risorse. Dobbiamo appunto trovare delle risorse qui. Ah, Dove Gather šlo? Food, ok. E una. Už du, ano. E due. Qui ci sono le azioni che possono compiere i nostri Voglio personaggi. Immagino che farcela. abbiano
abilità diverse in base a in base alla classe. Winter is coming. Dobbiamo andare alla fattoria adesso. E i controlli della telecamera sono abbastanza semplici, si può usare anche il mouse, eccetera. Non bisogna per forza usare quelli. Del gioco. Possiamo creare dei gruppi o selezionare tutte le unità contro l'A. Ok, più semplice. Ah, i puntini bianchi sono appunto le risorse che abbiamo scoperto. Che possono essere raccolte, che abbiamo scoperto lungo la nostra esplorazione. Myslíte, že je to mlinářův dům? Ak je tam někdo nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Žádný problém. Vediamo. Niekto tam leží. Medico fa tutto, recupera risorse, scassina le serrature, fa tutto lui. Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševic. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Pensare che queste cose sono successe veramente fa un po' riflettere. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Dobře, jdu tam. Pošlite niekoho z ďaleko na dom na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Hej! To červení zabili rodinu tej mlinárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť! Boho, vojak. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Non è il caso di ingaggiare uno scontro in questo momento perché siamo in terra nemica e ce ne dobbiamo andare. Non è il caso. Fuel. E? Straccio. Beh, anche questi possono essere utili. Prendiamoli. Rozkazy? Ano, pane. C'è anche la visione tattica, la visuale tattica. E tra l'altro ci fanno vedere le coperture. Už jdu. Sì. To by šlo. Zde, tak se podíváme, co tam je. Ano, zaujímám pozici. Naši vojaci už dlho neviděli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Hned tam budu. Dobbiamo sparare agli spaventapasseri. Podíváme se, co je uvnitř. Ano, pane. Asi. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu, matku všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Ano, pane. Baba Yaga. Baba Yaga. Secondo nome di John Wick. My legionári nikde nikoho nenecháme. Privedte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Ok. Dobbiamo raggiungere tutti quanti l'area prima di andarci, altrimenti mi sa che lasciamo qualcuno indietro, eh? Non sarebbe proprio bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Queste sono le missioni, gli obiettivi, pare che li abbiamo fatti tutti. Vai, andiamo avanti. Loot, il guadagnato. Le munizioni utilizzate, quindi c'è anche questo aspetto qui. Equipaggiamento usato e equipaggiato, ottenuto, non ce n'è stato, quindi.
Secondo lui non avremmo dovuto lasciare andare i russi. Avrebbero dovuto pagare per le loro azioni. Il governo provvisorio ha detto che avremmo dovuto evitare i conflitti. E comunque, Maximilian Drapp ha il tratto intelligenza. Guardate cosa fanno alla loro gente. E quindi secondo lui avremmo dovuto agire. Saremmo dovuti essere, cioè, siamo neutrali, dobbiamo essere neutrali. Pensa alle conseguenze se li avessimo trovati con le mani insanguinate mentre uccidevano i civili. Diciamo che dobbiamo rimanere neutrali, va? Siamo il capitano, d'altronde. Dobbiamo rimanere equilibrati e lucidi. Mosca? Sì, dobbiamo andare a Mosca, sì, per incontrare il consigliere Captain Langer, che sta lavorando alle negoziazioni per un passaggio sicuro verso Vladivostok. E ci servono, ci fermeremo alla prossima stazione perché abbiamo bisogno di altri rifornimenti. Ok, questa è la visione del treno qui che possiamo scegliere innanzitutto, pause game, oppure velocizzare, velocità normale, eccetera. Poi abbiamo le carrozze, train view, le varie risorse, tra cui appunto il carbone, il consumo di carbone, eccetera eccetera, il cibo e i soldi. Squads must be deployed to explore points of interest, va bene. Qui possiamo aumentare la velocità del treno oppure fermarlo, oppure farlo andare a velocità normale. Si sta fermando perché siamo arrivati alla stazione, vabbè, poi magari lo rivedremo un po' meglio la prossima volta. Ha una proposta che andrà a beneficio di entrambi. Passaggio sicuro verso attraverso la Russia. Ah, lasciare le armi. Certo. Non siete stati i primi a passare di qua, hanno lasciato le loro armi e se ne sono andati pacificamente. Ah. Mi sembra un'offerta un po' troppo allettante. Troppo bello per essere vero. Inizia a sparare oppure vattene. Ok. Allora, Tsukinichi, vabbè, quello che è. Recommended squad size 5, difficoltà 1 su 4, e ricompense potenziali, c'è sta roba, fuel, cloth, XP, e nuovi soldati, e costa 8, quindi la stamina eccola qua, quelli di prima che abbiamo usato prima sono già un po' meno stamina, però dato che 5 è la recommended squad, abbiamo 5 persone, prendiamo tutti, no? Questo cos'è? Un grenadier. Prima non ce l'avevamo. E deploy. Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Allora, dato che è un po' sospetta. Ano, pane. Passiamo
Postaram se o to. Lateralmente. Vediamo se qua dentro intanto ci sono delle risorse da collezionare. Rozumim. Da raccogliere, ecco. In realtà c'è questo. Medical kit. Dudokretu. Červení nechali pár dědinčanů nažive. Myslím, že potřebuju pomoc. A teď je to moje. La skill dei medici permette di rianimare o curare Čekám. I feriti. Heal. Budeš žít. Stabilize, remove downed status and deals a small amount of health. Ah. Usa l'intelligenza per curarli più velocemente. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí, ale... Červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme i zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sa potovali. Quindi a quando faremo qualcosa. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo tamhle. Ok. Possiamo, dobbiamo anche riparare il ponte, dai, vediamo. Ah, comunque sotto la webcam ci sono il menu, la visuale tattica che comunque si può attivare anche solo con la barra spaziatrice, save game, tasto rapido per salvare e i message log che sono appunto gli ultimi gli ultimi dialoghi. Povídejte. Ano? Už jdu. Ano, pane. Vidím nepřítele, rozumím. The difference between soft and hard cover is significant. Mind where your soldiers hide. Visuale tattica. Allora, ecco, questa per esempio è hard. E questa è soft, quindi ovviamente ci dovremmo mettere tipo qua. Allora, li muoviamo singolarmente. Dai, mettiamo due qui. Vaše rozkazy, pane. Zaujímám pozici. Qua e qua. Check ah, lei. Ci sono dimenticato di lei. E per esempio loro erano in soft. Quindi. Svantaggiati rispetto a noi che tra l'altro non sai, non abbiamo neanche subito danni. Rozkazy, rozumím. Ok, quando è illuminata di verde così chiaro è soft. Vediamo l'hard. Avanti, se ce ne sono. Non ce ne sono. Měním pozici. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Bajonetta. Il rifleman è lui. Quindi aggiriamoli. Mettiamo il cecchino, lo mettiamo dove lo faccio. Moudra volba. Ah, mi ha sparato. Baionetta. Ok. E però sono stato ferito. Povídejte. Uno più 8 e salto invece. 1 più 8, 7. Vabbè, proviamo. Je to jen škrábnutí. Sem připravena. Penso che gli abbia fatto un servizietto. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle.
Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Silent mode, ok. Quindi così non sparano, Y, dobře, va bene. Ma qua ci siamo scordati uno dietro, chi è? Ano. Ah, lui. Viraggiamo. Però la vita non è che gli... Cioè, sì, è 100%, ma è tipo una toppa. Idemna pozizio. Som na ceste. Interessante. Vidim nepřítele. Quindi non è proprio vera e propria vita. Forse si la perde più velocemente o... Cercam na rozkazy. Boh. Zamierzio. Porca troia, ho sbagliato. Mi sono fatto sgamare. Gledam crit. Dobre. Dovevamo fare l'attacco furtivo invece, ce l'abbiamo fatto. Sempre lui tra l'altro, viene danneggiato. Sì, avrei dovuto usare prima la tactical view. Hledám kryt. Poslouchám. Ano. Vaš rozhodně. Našla jsem opravářskou sadu. Ah, cože? Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Ok, si può curare qui. Bravo, curati da solo. Rozkazy? Ah, perfetto. Dobře, jdu tam. Non sapevo neanche far chissà cosa. Už jdu. Ah, prendiamone uno solo. Připraven, pane. Hned tam budu. Jsem připravena. No. Vyrážám. To asi zvládněm. Ah, bo, non mi prendeva l'azione. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Dobbiamo catturare questa torre di guardia. Rimani dentro l'area per catturare. Ok, un classico. Andiamo qua. Non so se va più veloce o più piano. Vediamo. Togliendo gente. Cercam. Mi sembrava uguale. To su určitě ty nákladě, které prevážejí dělostraleckou munici. Musíme ich zastavit. Neexistuje nič, co by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Ano. E si sono alleati. È blu. Počúvam. A questo lo possiamo proprio usare. Questo rozkazy, no. Pane? Som tu. Le granate sono utili per fare danno ai veicoli. Vai, così dovremo beccare tutto. Odistić, zahodić. Kaboom! Ten most vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Sì, gli scout. Gli scout hanno... Áno, pane. Il binocolo. Vediamo. Vaše rozkazy, pane? Podívam se, co tam je. Mazza quanta gente, oh. Tra l'altro, questi sono contadini. Vedi, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. La machine gun. Machine gunner to target a specific area, quindi l'abilità del machine gunner. Machine gunner vaše è lui. Vaše rozkazy, pane. Hledám kryt. Allora, visuale tattica. Cominciamo vaše a spostare rozkazy. Tutti. Hledám kryt. Il medico qui, il cecchino qui. Poslouchám. Adesso lo mettiamo qua. Rozkazy? Forse è rimasto qui. Do kryto. Non lo so. Ah. Prendete posizione. Počuvam. Machine gunner Z. Rozkladám. Čekám. Mi manca il medico, lo mettiamo qui. Zaujímám pozici. Anche perché... che ci siano tutte queste coperture, no? Brantesa! Tra l'altro con il granatiere possiamo anche lanciargli una granata mentre arrivano, però vediamo come va con il machine gunner. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě.
Takže povoláme delostrelecký útok a postaráme sa, kolpo d'artiglieria. Hajzli zaplatili za svoje zločiny. Perché ci abbiamo pure il supporto dell'artiglieria? Oh, così. Ah, dal treno! Madonna che spettacolo! Prišli sme si pre zásoby na cestu. Bello. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. Podľa rozkazu. Tak sa pozrieme. Abbiamo ucciso anche quelli del villaggio, perché comunque sono diventati ostili. Certo non per loro volontà. Jasná vec. To je... Altri li avevano già uccisi. Skvelé. Palivo je tá najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes sebe zahřáli. Ah, questo è rimasto qui bloccato, fermo. Ano, pane. Ano. Explosive grenade, non l'avevo neanche visto. Ano, podívám se. Hai preso? Ok. E devi raggiungere il gruppo. Penso che qui abbiamo preso tutto, no? Quindi ce ne andiamo. Podľa rozkazu. Ano? Ano, pane. Ano? Ano? È tutto un ano. Qui che c'è? Rozumi. Postaram se Raifolando. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dvojde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Ci siamo tutti. Leave. Ok. Assign medals. Le medaglie garantiscono XP extra. Ah, selezionati. Soldati selezionati. Quindi possiamo scegliere a chi dare più esperienza, no? E boh. Lo diamo allo scout. Diamo al medico. E diamo. Lui comunque è danneggiato. Anche se l'abbiamo curato, era una vita provvisoria. E a lui dai che si è ferito in battaglia. Per il coraggio. Per il coraggio. Ok, obiettivi. Tutti. Ah! E certo, è quello lì che non ho ucciso stealth, mi sono fatto sgamare come un cretino, vabbè. Tra l'altro era anche main. Abbiamo fallito una missione principale, vabbè. Pazienza, abbiamo usato due medical kit, una granata, quello che abbiamo recuperato sono questi, abbiamo recuperato 5. Le risorse, le munizioni che abbiamo raccolto e poi le risorse e quelle che abbiamo utilizzato. Ok, leave. Siamo tornati sul treno. Ci stavano aspettando i russi. Sembrava una trappola. Non sappiamo come sono andate le negoziazioni. Nove legionari si sono uniti a noi. Ah, i tre di prima. Ok. Ok. E anche tre nuove armi. Beh, quelle che utilizzavano loro, ci sta. Quindi noi dobbiamo andare a Mosca ad incontrare Langer. Ok, quindi siamo di nuovo... Allora, adesso siamo nella stazione dei treni. Ovviamente il gioco è in pausa. Rank up, va bene, grazie, lo so. Per muoversi la locomotiva ha bisogno di un lavoratore e di un ingegnere e del carburante, vabbè. Quindi mettiamo così.
Part, mettiamo normal speed, va bene. Soldati con ruoli migliorati, 3, soldati promossi 3, soldati che fanno un cazzo 4. Giusto, giusto. Per esempio, promosso. Ma gli possiamo aumentare delle statistiche. Lui è lo scout. Gli aumentiamo l'intelligenza. Sì. Possiamo sbloccare anche dei ruoli. Ma adesso? No. Sì. No. Mettiamo un attimo in pausa perché non vorrei che poi andiamo oltre. C'era il nostro soldato. Allora. Avevamo un soldato danneggiato, eccolo qua. Infantry car. Workers. Machine gun non ce l'abbiamo nessuno, ma anche perché cannon post, però ce ne abbiamo due ai cannoni. Mentre per quanto riguarda la locomotiva abbiamo quelli che, no, buttano dentro il carbone nella caldaia. Caldaia si chiama, no? Fornace? Fornace. E gli ingegneri che guidano il treno. Forse devo assegnare qualcuno qui, ecco, lui. Lui. Forse ecco il fitness. Lui invece è Rifleman. Ma anche questa non è male. No, il fit, anche perché è Rifleman, dai. Ok. E io volevo assegnare il tizio malato, ferito, all'infermeria. Come così, così? Oh, ecco, bastava cliccarci sopra. Così dovrebbe curarsi più velocemente, no? Sembra anche giusto. Poi abbiamo... Niente, perché in realtà questi qui si stanno già riposando. Quindi niente. Penso sia tutto, abbiamo l'inventario del treno con tutte le risorse, le armi, le munizioni, tutto. E niente, penso che abbiamo visto tutto in realtà. Cioè tutto no, però una buona parte delle meccaniche del gioco secondo me ci siamo. Alternare la strategia sul campo alla gestione delle risorse del treno, dell'equipaggio. Quindi comunque le ferite si possono trattare sia durante le missioni che sul treno. Insomma, ci siamo, alla fine è un viaggio interessante. Ecco, ci sono anche i commenti lì da... Ok, mettiamo un attimo in pausa, vediamo brevemente se si è curato definitivamente. Non mi ricordo il nome però. Era lui, Bedrick Kopeci. Mi sembra di sì, ecco, è curato. Possiamo, ecco, vedete anche la gestione delle risorse, del cibo, mezze razioni, razioni piene, la temperatura... che potrebbe far ammalare i nostri, i tratti, gli attributi, il programma, quello che fanno, le attività, dove si trovano, ovviamente lo status, eccetera. Qui ci sono i ruoli,
cioè più a livello ruolistico, quindi possiamo scegliere, vedere un po' tutto dalle statistiche a come potenziarli. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Come detto, è un'esclusiva PC, quindi lo trovate solo lì. Non so se ci sarà mai una versione console, se è in programma o meno, non mi sono informato da quel punto di vista. Ma comunque, penso che non sia particolarmente complesso, da che ha bisogno di una tastiera e il mouse per funzionare adeguatamente. Secondo me una trasposizione su console è possibile, bisognerà vedere anche dal... sicuramente dipenderà anche dal successo che avrà il gioco. Comunque molto 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 interessante, curioso, sono molto curioso di approfondirlo e come detto fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.